Ciao, siamo alla web radio dell'IT di Gorizia, io sono Lorenza, Mirko, Simone. DVD Shrink è un programma per la creazione di copie di backup di DVD video. Utilizzandolo in abbinamento con il vostro programma di masterizzazione, avrete la possibilità di creare una copia di backup di qualsiasi DVD video. Il programma infatti utilizza Nero Burning ROM come strumento per masterizzare la copia di backup che si è creato. In alternativa, DVD Shrink permette di salvare tutti i file che compongono il DVD direttamente sul disco fisso, in cartelle oppure in formato ISO. L'immagine ISO creata potrà poi essere masterizzata su un supporto DVD facendo uso di un qualunque software di masterizzazione che mette a disposizione queste possibilità. Mentre la creazione vera e propria del DVD finale è demandata a un software di terza parte, DVD Shrink assolve una duplice funzione. In primo luogo è in grado di creare una copia di backup di un qualunque DVD e consente di effettuare la compressione di un DVD per renderne possibile la successiva masterizzazione, ad esempio su un normale supporto DVD Read. Infine, DVD Shrink offre funzioni di reauthoring. Ciò significa che il programma permette di creare compilation basate sui contenuti di uno o più DVD, oppure di selezionare solo le parti che interessano in modo da risparmiare spazio prezioso sul supporto. L'unica pecca del programma consiste nel fatto che non è possibile scegliere in modo selettivo quali contenuti extra presenti nel DVD del quale si intende effettuare una copia si desiderano eliminare. La possibilità è una sola: o si decide di conservare tutti gli extra andando così ad occupare molto spazio sul DVD che si andrà a masterizzare, oppure si può eliminarli tutti senza alcuna esclusione. E adesso vi presenteremo un tutorial su DVD Shrink. Allora, iniziamo normalmente aprendo il programma e apriamo il menu Edit, dove possiamo editare le opzioni riguardanti i file prodotti attraverso il pulsante Preferenze. Possiamo ad esempio scegliere le dimensioni del file in uscita o scegliere la modalità audio-video dell'anteprima. Adesso facciamo clic su Apri. Apriamo il disco e selezioniamo un DVD dai lettori DVD presenti nella lista. Aspettiamo il caricamento dei file del DVD dalla schermata che ci si presenta e possiamo andare a scegliere le opzioni di comprensione del video, le opzioni audio e i sottotitoli. Tramite il pulsante Backup possiamo andare a fare la copia di backup del DVD. Dalla finestra di backup possiamo scegliere il tipo di file prodotto e il percorso dove salvarlo. Nelle altre schede ci sono le opzioni per la qualità video e le performance del programma. Finita la copia, il file prodotto sarà disponibile nel percorso scelto in precedenza. Saluti dalla web radio, grazie per averci seguito, da Lorenza, Mirko, Simone.